Ciao a tutti, bentrovate e bentrovati, eccoci per una nuova puntata e voglio proseguire il nostro viaggio all'interno del tema sempre caldo, morsi, graffi e in generale, insomma, comportamenti tra virgolette aggressivi di bambine e bambini in età prescolare. Per quanto riguarda morsi e graffi in particolare, lo dicevamo anche nella precedente puntata, ci stiamo occupando della fascia di età fino a circa i 3 anni e mezzo. tre anni e mezzo, perché questo è il periodo in cui solitamente bambini e bambine possono manifestare questo comportamento che successivamente tende sostanzialmente a scemare e rimangono botte, tirate di capelli e spinte che solitamente riguardano anche la fascia 3-6 anni. E in generale questi comportamenti riguardano nella loro complessità la fascia comunque appunto totale dello 0,6. Solitamente, successivamente, ci aspettiamo che dopo questa età le modalità corporee di comunicazione dei bambini e delle bambine lasciano il passo a modalità verbali, quindi ci aspettiamo che dall'età della scuola primaria in su bambini e bambine non usino più il corpo per comunicare ma le parole, cosa che iniziano ovviamente già a fare nella fascia 0-6, ma dove l'uso delle parole ancora si accompagna molto anche con l'agito corporeo. Chiaramente servono molti anni di tempo per bambini e bambine affinché riescano a sviluppare raffinate e più mature, sempre più mature via via, competenze sociali. E chiaramente in questo percorso di costruzione delle competenze, in questo caso appunto sociali, è normale che ci siano inciampi, incidenti di percorso, perdite di equilibrio. Teniamo un po' la metafora di quando bambini e bambine imparano a camminare. Tutti noi sappiamo molto bene che quando un bambino impara a camminare, tipicamente ci saranno momenti in cui perde l'equilibrio, cade, inciampa, incespica e a più e più riprese quindi finisce a terra facendosi anche male, chiaramente sbatte la testa, sbatte un ginocchio, il braccio e via così. Pertanto noi non è che ci stupiamo di questo né ci preoccupiamo di questo, perché sappiamo molto bene che nel percorso che porta bambini e bambine a sviluppare in modo adeguato e fluido la deambulazione, sappiamo bene che per l'appunto ci sono incidenti di percorso. Non ci aspettiamo che un bambino che sta imparando a camminare da subito prenda e vada senza mai avere appunto inciampi lungo la via. E qui la stessa cosa nella costruzione delle competenze sociali, esattamente come quando bambini e bambine imparano a camminare, ecco che anche qui accadono incidenti di percorso, inciampi e perdite di equilibrio, che nel nostro caso, in questo ambito specifico dello sviluppo, vuol dire litigi, vuol dire scontri, vuol dire a volte anche agiti che ai nostri occhi risultano appunto come comportamenti aggressivi, e quindi il morso, il graffio, la tirata di capelli, la spinta e via così. Fa tutto parte della tappa di sviluppo dell'età prescolare, dove la costruzione delle competenze sociali è molto molto protagonista, perché sono gli esordi della vita dei bambini e delle bambine e gli esordi dell'interazione con gli altri. È chiaro che poi man mano che bambini e bambine crescono, le loro competenze sociali saranno sempre più raffinate, sempre più mature, e in realtà ben guardare ci si lavora tutta la vita, perché anche noi adulti, per quanto possiamo avere 30, 40, 50 o più, siamo ancora alle prese con la nostra maturazione sul piano della relazionalità, per cui non si finisce mai di imparare. Questo è anche bene tenerlo a mente, cioè avere in mente che non è che un bambino poi compie 6 anni, ha fatto tutto a posto, va alla scuola primaria e ci siamo. No, ovviamente ha ancora molta strada da fare e, ripeto, dura sempre, per cui noi siamo continuamente messi alla prova, anche appunto da adulti, nel raffinare sempre più le nostre capacità interattive. Tornando alla nostra fascia di età elettiva, quindi il nostro 0-6, dobbiamo aspettarci quindi che bambini e bambine inciampino nella costruzione delle loro competenze sociali e quindi ci siano momenti di scontro,
che sono chiaramente appunto tipici dell'età, fanno parte della tappa di sviluppo, non ci stupiscono, non dovrebbero stupirci, non dovrebbero sorprenderci perché sono parte integrante di quel percorso, sono funzionali alla maturazione, proprio alla costruzione di queste competenze, così come cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi è funzionale allo sviluppo delle competenze motorie. Assolutamente. Quindi abbiamo in mente abbiamo bisogno di tenere in mente che così come nel percorso motorio, anche nel percorso sociale, bambini e bambine inciampano e cadono continuamente, più e più volte. È normale, è tipico, ci sta, non ci dovrebbe sorprendere. Poi è chiaro che così come cadere quando sto imparando a camminare mi fa male al ginocchio piuttosto che alla testa, è normale che lo scontro possa portare con sé il fatto che in quella appunto interazione corporea qualcuno si faccia male, ci sta, esattamente appunto come il bambino che cade, picchia il ginocchio, si sbuccia e se lo sbuccia. Ok, quindi questo intanto va tenuto ben presente perché a volte noi adulti proiettiamo su bambini e bambine di questa fascia di età, soprattutto no, rispetto a questi comportamenti in particolare, appunto proiettiamo delle tematiche e delle intenzionalità che non appartengono ai bambini di questa età, come il bullismo e la violenza, che nulla hanno a che vedere con i bambini in età prescolare, perché questi sono comportamenti, bullismo barra violenza, che possono manifestarsi dopo circa 5 anni e mezzo. Quindi spesso noi vediamo nei bambini che magari mordono, tirano i capelli, graffiano i prodromi del bullismo e della violenza, oddio, 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 calma e gesso. Ecco, non abbiamo necessità di proiettare sui bambini di questa età questo tipo di intenzionalità che non fa parte dei bambini prima appunto di circa 5 anni e mezzo, 6. Dopo possiamo parlare di bullismo e violenza, certamente sì, non prima, proprio perché mediamente i bambini prima di quell'età non hanno le competenze cognitive per mettere in campo comportamenti volontariamente finalizzati a fare del male, a recare danno a qualcun altro, perché questa è la violenza, questo è il bullismo. Voglio farti del male, volontariamente, scientemente. Questo implica delle competenze, anche proprio cognitive, che i bambini in età prescolare non hanno ancora sviluppato. Poi, ovviamente, da soggetto a soggetto, no? Sappiamo bene che come il camminare, si cammina mediamente a 12 mesi, poi c'è chi cammina a 11 e chi a 14, ok? Quindi anche qui stesso discorso, però mediamente i bambini fino a circa 5 anni e mezzo non agiscono comportamenti violenti, ma comportamenti aggressivi, cioè comportamenti che vengono veicolati appunto dal corpo per comunicare con l'altro. In alcuni casi, come abbiamo visto nella precedente puntata, l'intenzione di invece socializzare, di giocare con l'altro, di condividere esperienze, eccetera. Altre volte invece è una manifestazione legata alla protezione, alla difesa del sé e del sé in senso ampio, cioè tutto quello che io bambino o bambina faccio rientrare nel me e quindi la mia persona, il mio territorio, i miei giochi, i giocattoli e le persone che mi stanno a cuore. E quindi tendenzialmente quello che può accadere è che bambini e bambine possano manifestare, agire comportamenti di tipo aggressivo in protezione del sé in questo senso esteso. È molto importante tenere a mente quindi che il vettore del comportamento non è una freccia contro l'altro, ma è invece un'azione di protezione, di difesa sostanzialmente. Poi certamente è una difesa che può manifestarsi come attacco, ma che non ha l'intenzione di attaccare nel senso di voglio recarti un danno. Semplicemente mi voglio difendere, mi voglio proteggere. E queste sono modalità, appunto, entro una certa quota, normali e tipiche della fascia di età che stiamo prendendo in considerazione. Chiaro che se io ho un bambino o una bambina che morde 8 volte al giorno, tutti i giorni, certamente mi dovrò fare dei pensieri, ma non tanto perché ho un bambino violento, perché se abbiamo un bambino di 2 anni che morde 8 volte al giorno, comunque non parliamo di violenza. Però è chiaro che potrebbero esserci delle questioni
da approfondire per capire di più di come mai quel bambino, quella bambina agisce quel comportamento in maniera così frequente. Chiaramente le chiavi di lettura possono essere n.mila, ne riparleremo. Per cui ovviamente quello che noi abbiamo bisogno di avere in mente è che i comportamenti di tipo aggressivo sono tipici dell'età 0-6, prendono forme diverse a partire da morsi e graffi quando i bambini sono più piccoli, comprese poi anche tirate di capelle, botte e spinte. Per poi, dopo i 3 anni e mezzo, 3 anni, 3 anni e mezzo, andare a scemare, morsi e graffi, e rimangono appunto i comportamenti più di tipo aggressivo in generale, appunto, botte, spinte e tirate di capelli. E tendenzialmente poi noi ci aspettiamo che dai 6 anni in poi questi comportamenti vadano pressoché a sparire o comunque a comparire in modo molto molto raro, perché ci aspettiamo che i bambini siano in grado a quel punto di usare le parole per comunicare. Questo ovviamente in via generale, poi è ovvio che ci saranno tutte le specificità del caso anche rispetto, per esempio, alla progressione lungo la tappa di sviluppo di bambini e bambine più o meno tipica. È chiaro che se io ho un bambino che ha, per esempio, delle fatiche nello sviluppo linguistico, ci può stare che magari continui ad agire comportamenti corporei e non a comunicare con le parole anche successivamente, perché chiaramente c'è una questione a monte. Quindi ovviamente io qui sto per ovvi motivi generalizzando, parlando un po' della media, è ovvio che poi ci possono essere tutte le specificità ed eccezioni del caso da comprendere più a fondo. Però diciamo che in generale quello su cui noi abbiamo bisogno di focalizzare è i comportamenti di tipo aggressivo sono normali, inteso come tipiche manifestazioni dei bambini e delle bambine in questa fascia di età, ci aspettiamo che evolvano e che quindi anche nel tempo vadano via via a diminuire in intensità, in quantità, in frequenza. Quindi anche qui un bambino che ha 2 anni morde, mi aspetto che a 3 anni, 3 anni e mezzo non lo faccia più. Un bambino che comunica attraverso spinte o tirate di capelli a 4 anni, mi aspetto che dopo un anno e mezzo non utilizzi più queste modalità. Quindi ci deve essere chiaramente anche da parte nostra un'osservazione di una progressione, quindi di un cambiamento, di un'evoluzione nelle modalità del comportamento di bambini e bambine. Quindi se noi vediamo che c'è comunque una progressione, un'evoluzione, sappiamo che qualcosa sta maturando e qualcosa sta cambiando. Diverso è quando invece i comportamenti o permangono, quindi un bambino di 4-5 anni che ancora morde o graffia ci deve interrogare, così come ci deve interrogare anche un bambino di 2 anni che, come dicevo prima, magari tenta di mordere 8 volte al giorno, tutti i giorni. È certo che ci interroghiamo. Poi ripeto, non stiamo parlando né di bullismo né di violenza, non dobbiamo proiettare sui bambini di questa fascia di età questi comportamenti, perché andiamo ad appesantirli su cose che non li riguardano, che non sono nella loro mente e che appesantiscono anche noi adulti, perché ci preoccupiamo e a livello emotivo, no, stiamo molto più in ansia, quando invece non c'è motivo di caricare queste manifestazioni in questo momento di questi tipi di significati che non fanno parte dei bambini di questa età. Quindi serve alleggerirci tutti, tenendo conto appunto che pur spiacevoli sono modalità che fanno parte, come dicevo, di quest'età, e piuttosto accompagnare bambini e bambine lungo il loro percorso di crescita a sviluppare capacità più raffinate di interazione e di comunicazione. E chiaramente anche di questo ne riparleremo. Spero che questo video vi possa essere di aiuto a così allargare lo sguardo e sfumare di più queste manifestazioni, appunto sgombrando il campo da tematiche che non riguardano i bambini così piccoli, e grazie, insomma, come spero, a questo rinnovato sguardo, provare a interagire con bambini e bambine in questa fascia di età su questi comportamenti in modo più efficace, proprio cercando di evitare di appesantire noi e loro con proiezioni che non riguardano la loro tappa di crescita. Ci vediamo quindi presto per una nuova puntata di questa, così su questo argomento, e intanto buon proseguimento e a presto. Ciao!